non avete capito, dice in sostanza. La lettera in verità riprendeva i concetti montiniani del 63 e in più si richiamava al rispetto degli statuti legittimamente approvati, rivenuti o perfezionati, e pur non usando la formula anticipava che la visione Emilio delle Acque come opera di Chiesa che sarà compiutamente espressa un anno dopo nella nota missiva del cardinale Pohmann al successore di Labor. Quando Urbani gli scrive, Lillo è però già mentalmente fuori dall'ordine del pensiero aprista, proteso a verificare in campo aperto le possibilità di una nuova aggregazione culturale e poi politica non confessionale e da configurazione pluralistica in cui immergersi senza riserve per una nuova avventura da cristiani. Completano per la parte, diciamo, di competenza il suo disegno, fine del collateralismo e voto libero, lasciando per così dire pregiudicato il nodo dei rapporti ecclesiani nella consapevolezza di non poterlo sciogliere unilateralmente. Sperimenteremo entrambi, le Acque e Labor, la difficoltà per la Chiesa che è in Italia di attuare in modo esplicito e organico una vera demarcazione di ruoli in politica, se manca la quale né la comunità cristiana si affranca da antiche ipoteche, né i cittadini cristiani crescono in libertà e responsabilità. Ostacoli che oggi si rischiano di soltanzi, ma o restano latenti o si manifestano in altre sofisticate figure. Anche per questo Livio è attuale. Egli resta un testimone privilegiato di quanto sia arduo conciliare con le istanze ecclesiastiche le scelte pratiche dei laici, ancorché animate da fede sincera, rettitudine di propositi e, nel suo caso, da spirito profetico. Ed è proprio in questo contesto che si fa valere la sua capacità di rischiare le soluzioni opinabili nella libertà di figli di Dio, come amava ripetere, aggiungendo con il cardinale Garron che un uomo ridotto alla sola obbedienza è una caricatura. Due ultimi pensieri, anzi un pensiero e un sogno. Tante volte durante la mia presidenza Livio mi ha chiamato per darmi consigli, suggerirmi iniziative, segnalarmi inconvenienti. Alla sua insistenza spesso rispondevo, sempre in amicizia, che quello era il mio tempo di sbagliare, che il suo era già stato. E forse sulle questioni spicciole era giusto così, ma sulle grandi opzioni, sui nodi più delicati, ho sentito che, anche senza parlare, Livio mi cedeva gratuitamente la quota di energia spirituale che mi mancava. Solo appoggiandomi a lui mi è stato dato, ad esempio, così penso, di rifiutare le liste di proscrizione del gruppo dirigente che mi erano presentate per venerando incarico. E solo con il suo aiuto mi accadde di risolvere il capzioso dilemma che mi si proponeva in sede cardinalizia, se cioè in ultima analisi nelle scelte pratiche valga il magistero o la coscienza, rispondendo che sì, valeva il magistero, che però mi dice che non posso mai andare contro coscienza. Voglio affermarlo con gratitudine, quale che sia il giudizio sul mio laico esperimento, le cose migliori che esso contiene sono sue, io ho solo tentato di riproporle adattando ai tempi. Questo è il pensiero ed ora è il sogno. Ho sognato che tra i partecipanti al convegno pubblico di domani, che la Presidenza nazionale ha così meritoriamente dedicato a Livio, possa sopraggiungere, senza ufficialità, un rappresentante qualificato della gerarchia cattolica, che lo faccia con discrezione, si accomodi in fondo alla sala e resti per tutto il tempo ad ascoltare la bella storia italiana di quest'uomo libero perché cristiano e cristiano perché libero. C'è una memoria da riscattare da una damnatio inammissibile e da un oblio colpevole, ricomprendendola nella pienezza del suo impasto umano. Ma occorre farlo oggi, quando il ricordo è ancora giovane, non tra 50 anni, quando sarà svanito e sarà possibile convenzionare anche per Livio un'immaginetta in colore di quelle che oggi circolano per Don Sturzo, Don Mazzolari, Don Milani, per tacere di Rosmini e di altri cristiani problematici. Così concludo. Porre problemi nella Chiesa non è peccato quando non si perde la fede. E il Livio ha fortificato, rincuorato, come amava dire, la fede in Gesù Cristo di tutti noi e misteriosamente, io credo, con suo esempio, quella dell'intera comunità dei fedeli.